una famiglia successiva che è quella degli Esperidi. Allora, gli Esperidi sono farfalle rappresentate in Italia da una trentina di specie, di cui 21 in Appennini, nella zona diciamo appenninica. Sono farfalle di piccole dimensioni, con un volo molto rapido e molto caratteristico. Sembra quasi che durante il volo procedano a balzi, infatti in inglese vengono chiamate skippers. Si riconoscono facilmente dalle altre specie di farfalle della nostra fauna perché hanno le antenne che sono nettamente separate alla base, cioè in tutte le altre farfalle italiane, europee, diciamo, le antenne si inseriscono praticamente nello stesso punto, sono molto ravvicinate, negli Esperidi sono nettamente separate. La testa anche di questi insetti è piuttosto larga, ampia, e in molte specie, non in tutte, la clava dell'antenna, cioè l'apice dell'antenna, risulta uncinato, quindi ha questa forma un pochino ricurva. Sono generalmente insetti con una livrea poco appariscente, spesso un po' snobbati, poco amati da chi fa osservazione di farfalle, perché in effetti ci sono diverse specie molto simili tra di loro, e hanno larve, che difficilmente si osservano perché vivono all'interno di astucci, diciamo di ripari, che vengono formati legando tra di loro le foglie della pianta nutrice con fili di seta che vengono secreti proprio dalle ghiandole dalla larva stessa. Allora, gli Esperidi sono suddivisi in tre sottofamiglie, quindi ci sono le Esperine, che comprendono delle specie con livree tendenzialmente fulve, diciamo, quindi sull'arancio. Quindi abbiamo Clode Silvanus, Hesperiacom, Itymelicus. Ah, scusate, qua c'è un refuso, è una specie, il Carterocephalus palemon è una specie che non è presente, diciamo, nell'area che andiamo a considerare, l'avevo inserita per così, per sbaglio. Un'altra sottofamiglia è quella delle eteropterine, che comprende un'unica specie che è Heteropterus morpheus, con una livrea tutta sua, e poi le pirgine. Le pirgine comprendono Pyrgus e generi affini, che hanno generalmente una livrea marrone con macchie bianche più o meno sviluppate. Allora, iniziamo con le Esperine. Qui abbiamo due specie ben diffuse in area appenninica e anche diciamo a livello italiano, che sono Clode Silvanus e Hesperiacomma. Lo Clode Silvanus è una specie che si incontra soprattutto in ambienti alberati, cioè ambienti prativi prossimi a zone alberate, anche radure di boschi, margini di aree boschive, mentre l'Hesperiacomma è più legata ai prati aridi. Sono due specie molto simili, si distinguono facilmente soprattutto osservando il rovescio delle ali posteriori, perché in Hesperiacomma voi vedete una serie di macchie bianche molto ben sviluppate su fondo, diciamo, ocra-verdastro, mentre nel Clode Silvanus queste macchie sono pochissimo evidenti, cioè si intuiscono delle macchie gialle su questo fondo un po' più verdastro, però diciamo sono molto meno contrastate. Le parti superiori sono piuttosto simili nelle due specie, però allora, in Hesperiacomma, soprattutto nella femmina, i disegni chiari all'apice delle ali anteriori sono più marcati. Si vede bene qui in questa femmina rispetto alla femmina di Euclodes Silvanus. Nel maschio anche c'è un contrasto maggiore, però è meno percepibile. Altra differenza che si nota è l'aspetto delle antenne. Nello Clode Silvanus la clava è leggermente ricurva verso il basso, mentre nella Hesperiacomma questa forma uncinata è meno evidente, e anche l'asta dell'antenna nello Clode Silvanus presenta degli anelli chiari e scuri alternati, mentre nell'Hesperiacomma l'asta è di colore più uniforme. Vi faccio notare che in queste specie il maschio si riconosce facilmente dalla femmina perché presenta una striscia nera che si vede qua al centro dell'ala anteriore, presente anche nello Clode Silvanus, che contiene delle squame odorose che sono gli androconi. Poi cugini più piccoli di queste due specie, sempre con una colorazione tendente all'arancio, sono i Timelicus.
Timelicus sono farfalle ampiamente diffuse nell'area che stiamo considerando. L'Acteon è quello che si trova anche a quote basse, anche a livello del mare, mentre il Lineola e Silvestris sono più legati a zone collinari e montane. Sono estremamente simili, ma si possono distinguere grazie ad alcuni dettagli. Allora, intanto, rispetto alle due specie appena viste, presentano il rovescio delle ali posteriori completamente uniforme, quindi non presentano macchie bianche o macchie, diciamo, contrastanti. Il Timelicus Acteon, rispetto a Lineola e Silvestris, si riconosce per il colore delle ali anteriori, cioè delle parti superiori, scusate, che è tendenzialmente marrone, più scuro, mentre nelle altre due specie di colore arancio. Poi sia nel maschio ma soprattutto nella femmina, l'Acteon presenta un arco di piccole macchie fulve che contrastano con il resto del colore dell'ala. Si vede soprattutto nella femmina, ma anche nel maschio si intuisce abbastanza. Qui c'è una specie di mezzaluna, diciamo, fulva. Lineola e Silvestris invece sono estremamente simili e il carattere migliore per distinguerli sta nelle antenne. Cioè Lineola ha l'antenna, la punta dell'antenna, inferiormente completamente nera, mentre il Silvestris ha la punta dell'antenna inferiormente fulva. Superiormente sono estremamente simili, diciamo i maschi si possono riconoscere guardando la striscia androconiale, quindi nel Lineola questa striscia nera che vedete qua è molto sottile e spezzata, è formata da due pezzetti, diciamo. Nel Silvestris invece è formata da una striscia singola ed è un po' più marcata. Le femmine possiamo dire che sono identiche, cioè, ma hanno veramente differenze, non sono apprezzabili. Altra specie, questa decisamente più facile da identificare, è l'Heteropterus morpheus. È una specie presente nelle regioni settentrionali e lungo l'arco appenninico, più o meno fino a sud, fino alla Campania. È una farfalla decisamente facile da identificare perché ha questo rovescio giallo con grandi macchie bianche a orlo nero e che la rendono molto, diciamo, vistosa, per quanto sia una farfalla sempre di piccole dimensioni. Vive in ambienti prattivi, spesso umidi, ma anche diciamo su crinali appenninici, spesso diciamo in prossimità di zone alberate. Si nutre, la larva si nutre su graminacee, come tutte le altre esperine che abbiamo appena visto, ed è molto caratteristica anche per quanto riguarda il suo volo, perché ha un volo con una traiettoria ondulata, sembra quasi uno yo-yo quando vola, quindi ha decisamente un modo di volare tutto suo. E poi ci sono quelle che sono un po' il tasto dolente di molti, diciamo un po' dei lepidotterologi, di chi fa osservazione di farfalle, sono un po' un gruppo difficile, un genere difficile, e sono i Pyrgus. I Pyrgus sono farfalle tutte molto estremamente simili, perché hanno tutte una livrea di questo tipo, marrone, scura, più o meno velata di grigio, a seconda delle specie, con delle macchie bianche più o meno vistose, e delle frange, cioè i peli bianchi, diciamo questa peluria bianca sul margine delle ali, che presenta degli scacchi, cioè delle tacche nere in corrispondenza delle venature. La livrea di base è praticamente... è molto simile in tutte le specie. Questa che vi mostro per prima è la specie in assoluto più facile da identificare, è inconfondibile perché è l'unica specie di Pyrgus che ha il rovescio con questo aspetto, bianco con due fasce gialle a bordo nero, che si trovano sia nella femmina che nel maschio. Qui vi ho messo una foto di accoppiamento in cui si riconosce il maschio per il grado di usura delle ali, cioè i maschi nelle farfalle emergono sempre prima rispetto alle femmine, qualche giorno in anticipo, e quindi tendono a, diciamo, rovinarsi le ali perché, insomma, via via che volano tendono a perdere squame e comunque tendono anche a sbatacchiare un po' in mezzo all'erba e quindi si rovinano facilmente. Questa farfalla si trova soprattutto nell'Italia, diciamo centro-meridionale, al nord tende ad essere un po' più localizzata, tranne che in Liguria, e si trova in ambienti prattivi aridi dove cresce la potentilla irta, che è la sua pianta nutrice larvale, quindi questa rosacea a fiore giallo.
piuttosto alta, tipica di prati aridi. Altra specie che si riconosce abbastanza facilmente, osservandola con attenzione, è il Pyrgus cartami. Pyrgus cartami si trova in Italia sull'arco alpino, dove è abbastanza diffuso, e poi nell'Appennino centrale, poi con alcune popolazioni isolate tra Calabria e Basilicata. È una specie montana che si incontra tra circa 1000-2000 metri di quota. Anche lui si nutre su potentilla, come in generale quasi tutti i Pyrgus. Lo si riconosce soprattutto per il disegno del rovescio, perché se lo guardate con attenzione, poi vedremo gli altri Pyrgus come sono fatti, presenta un margine, delle ali, con molto ampio, una diffusa presenza di bianco, cioè proprio un margine bianco molto ampio, che tende a fondersi con le macchie, bianche, limitrofe. E queste macchie bianche che vi sto indicando un po' su tutto il rovescio dell'ala posteriore ed anteriore sono contornate da un bordino marrone scuro, che le rende, tutte piuttosto, staccate rispetto al colore di fondo. È un Pyrgus anche relativamente grande rispetto agli altri, chiaramente questa è una differenza che si apprezza, a diretto, diciamo, confronto. E sulle parti superiori presenta anche una serie di macchie bianche, sul margine, lungo il margine delle ali posteriori, di aspetto vagamente ovale, comunque molto nitide, ecco, che invece in altri Pyrgus tendono ad essere più sfumate. Le altre specie invece sono tutte molto simili e in alcuni casi non è possibile identificarle con certezza da foto, soprattutto quando si ha a che fare con individui un po' logori oppure con individui leggermente aberranti. Insomma, i caratteri che vi sto mostrando sono quelli, diciamo, tipici, ma può anche capitare. Non solo nei Pyrgus, ma anche in generale nelle farfalle, può sempre capitare l'individuo un po' anomalo, ecco, quindi non bisogna mai prendere proprio alla lettera tutti, diciamo, i caratteri che vengono indicati in generale nei manuali, bisogna sempre tenere presente che c'è un po' di variabilità individuale. Allora, questi tre Pyrgus che vi mostro sono, diciamo, ampiamente diffusi in tutta Italia e anche, diciamo, nell'area appenninica. Armoricanus e Onopordi sono specie che si trovano a quote relativamente basse, diciamo che non vanno oltre i 1000-1200 metri, grosso modo, e si trovano anche, diciamo, a partire dal livello del mare. Pyrgus malvoides, anche lui si trova a partire dal livello del mare, ma sale anche in quota, anche oltre i 2000 metri. Allora, come si possono identificare queste piccole farfalle? Allora, Pyrgus malvoides, se lo osserviamo con attenzione, vediamo che ha delle macchie bianche molto nitide sia sulle ali anteriori che sulle ali posteriori. Sulle ali posteriori vediamo che c'è una serie di macchie bianche a forma di mezzaluna lungo il margine dell'ala posteriore, che invece in altre specie di Pyrgus come Armoricanus o Onopordi sono molto più sfumate, sono molto meno nitide. Poi al centro dell'ala posteriore, in Pyrgus malvoides, si trova una macchia che ricorda un molare, cioè questa forma diciamo, con due punte molto prominenti, che si vede anche sul rovescio delle ali posteriori. Questo, diciamo, in generale. Poi esistono anche individui in cui questa macchia è un po' meno sviluppata, a forma sembra quasi un'attacchetta orizzontale, e quindi questi individui a volte appunto creano problemi. Diciamo di identificazione se ci si basa esclusivamente sull'aspetto esteriore, mentre i genitali, ecco, l'apparato copulatore di questi insetti permette un riconoscimento immediato. Pyrgus armoricanus onopordi sono due specie molto simili, dalle parti superiori non possono praticamente essere identificati. Bisogna osservare il rovescio con molta attenzione, anche qui tenendo presente che ci può essere qualche individuo che sfugge a diciamo, questa differenziazione che vi mostro. Allora, in Pyrgus armoricanus voi avete una macchia centrale, al centro dell'ala posteriore che ha questa forma, cioè ha un margine, il margine, diciamo, interno che è rettilineo e il margine esterno che è concavo. Questo nella stragrande maggioranza degli individui. Poi ne esistono alcuni che hanno invece la macchia che ricorda vagamente un'incudine, cioè che presenta i due margini, interno ed esterno concavi. E allora questi individui possono essere confusi con il suo cugino, il cugino, diciamo, del Pyrgus armoricanus, che è il Pyrgus onopordi,
Pyrgus sonopordi è una specie in cui la macchia centrale delle ali posteriori ha questo aspetto di incudine, però se fate caso l'incudine è bordata di nero, cioè ci sono dei bordini neri che si ritrovano anche intorno ad altre macchie, come ad esempio questa indicata dalla freccia rossa, ma anche queste macchie più verso la base dell'ala. Quindi il Pyrgus sonopordi ha un disegno un po' più variegato rispetto al Pyrgus armoricanus. Tutto questo, ripeto, in individui freschi. Se trovate un onopordi un po' rovinato, non lo riuscite a identificare con certezza rispetto a, diciamo, ad un armoricanus, e quindi lasciate Pyrgus SP o comunque Pyrgus, diciamo, gruppo Armoricanus. Poi ci sono questi tre. Queste tre specie sono ancora più difficili da identificare da foto, mentre presentano delle differenze evidenti nell'apparato copulatore. Allora, il Pyrgus alveus, vedete che ho aggiunto la sottospecie, diciamo, centralitalie, quello che è presente nell'Appennino centrale e anche in alcune regioni più meridionali, quindi soprattutto tra Calabria e Basilicata, è una sottospecie, diciamo, considerata distinta rispetto al Pyrgus alveus delle Alpi. Poi, sempre in Appennino centrale, è presente anche Pyrgus fulchieri, la sottospecie Picenus, mentre sulle Alpi, soprattutto occidentali, è presente il Pyrgus fulchieri nominale, diciamo. E poi, sia sulle Alpi che nell'Appennino centrale, è presente anche il Pyrgus serratule. Queste tre specie sono, vi dicevo, molto, molto simili tra di loro, presentano dei piccolissimi caratteri che però sono appunto soggetti comunque a variabilità e non sempre sono affidabili, sempre per il solito motivo che a volte vi trovate di fronte delle farfalle magari un po' rovinate o leggermente aberranti. Comunque ve li mostro lo stesso per darvi comunque un'idea. Allora, il Pyrgus serratule è rispetto ai due cugini, sono tutte specie montane, ecco, dimenticavo di dirvi, sono tutte specie che si incontrano dai 1000 metri in su. Il Pyrgus serratule, vi dicevo, rispetto ai due alveus e fulchieri, è una specie di dimensioni inferiori con un rovescio delle ali posteriori che presenta alla base una piccola macchia bianca di forma ovale. Invece in fulchieri e nel Pyrgus alveus questa macchia ha una forma tendenzialmente più squadrata, però anche qui occhio sempre alla variabilità. Altra caratteristica che può essere utile invece a identificare il Pyrgus fulchieri è la presenza all'apice dell'addome del maschio di un ciuffo di peli molto prominente che invece manca generalmente nei Pyrgus alveus. Per il resto, appunto, sono tre specie che sul campo conviene indicare come Pyrgus SP, se, a meno che non si raccolga qualche esemplare per motivi di ricerca. Andiamo oltre con altre specie simili ai Pyrgus, che sono la Muschampia alta e la Spialea sertorius. Allora, la Spialea sertorius è molto diffusa in tutta Italia e nell'intera area appenninica. Si riconosce rispetto ai Pyrgus perché ha le antenne che non sono uncinate, quindi la clava dell'antenna non presenta l'aspetto incurvato che si trova nei Pyrgus. E poi, se guardiamo con attenzione il disegno delle ali, vediamo che sui margini sia dell'ala posteriore che sull'ala anteriore sono presenti delle piccole macchie bianche, molto nitide, che invece mancano nei Pyrgus, soprattutto sull'ala anteriore. Nei Pyrgus non c'è mai questa serie di macchie bianche. Ci possono essere delle zone biancastre, ma non così nitide come nella Spialea sertorius. E poi anche se osserviamo la disposizione delle macchie bianche in questa posizione, in Spialea sertorius vediamo che le macchie bianche formano un arco regolare, questo che vi sto indicando, mentre nei Pyrgus questo arco è decisamente proteso verso l'esterno dell'ala, quindi c'è una curvatura delle macchie bianche molto più evidente. Una specie affine, Muschampia alta, che fino a un po' di tempo fa era chiamata Muschampia proto, ma in realtà poi è stata, diciamo, separata proprio di recente su base genetica e
sulla base della morfologia dell'apparato copulatore. In Italia la Muschampia alta è presente in Sicilia, nelle regioni meridionali, e poi nell'area appenninica, diciamo tra Abruzzo e Marche, è presente in maniera molto localizzata. Quindi è sicuramente una specie che merita diciamo approfondimenti per quanto riguarda la sua distribuzione, che va un po' cercata. Ricorda molto la Spialia sertorius, ma ha delle diciamo queste macchie biancastre sui margini delle ali posteriori e anteriori, che sono molto più sfumate rispetto a Spialia sertorius, e anche una colorazione generale molto più grigiastra, mentre nella sertorius c'è questo colore di fondo marrone, vagamente quasi rossiccio, che appunto non è evidente invece in Muschampia alta. Muschampia alta è legata a una pianta nutrice che è una specie di salvia, che è la Phlomis erbaventi, una lamiacea a fiori rosa, piuttosto appariscente. Altri speridi sono il Carcharodus. La specie di maggiore interesse nell'area che consideriamo è il Carcharodus beticus, che si trova in Italia, vedete, in Sicilia, le regioni meridionali, e diciamo si spinge a nord, giusto proprio appunto tra l'Abruzzo e le Marche, quindi raggiunge il suo limite in quest'area. Poi ci sono delle vecchie segnalazioni anche in Piemonte, ma ormai sono molto datate. Questa farfalla vive in ambienti prativi aridi, dove cresce il Marrubium vulgare, che è una lamiacea a fiore bianco, su cui si alimentano le sue larve. Può essere confusa questa farfalla con una specie un po' più frequente, che è il Carcharodus lavatere, che vi ho messo qui in basso. Il Carcharodus lavatere si riconosce per le macchie bianche molto più marcate, più grandi, sulle ali anteriori e posteriori rispetto al Carcharodus beticus. E poi sul rovescio delle ali posteriori il Carcharodus lavatere ha questo colore biancastro pressoché uniforme, mentre nel Carcharodus beticus vedete che ci sono delle specie di mezzelune scure lungo il margine, che lo rendono diciamo facilmente riconoscibile se si osserva con attenzione. Esistono altri Carcharodus di aspetto, vedete, tutto piuttosto simile, anche poco appariscente, che sono Carcharodus flocciferus, che somiglia molto al beticus, però se fate caso vedete che sulle ali posteriori il flocciferus presenta solo un paio di macchie bianche qui nella zona centrale, poi non ci sono macchie bianche evidenti qui lungo il margine delle ali, mentre nel beticus le macchie bianche sono ben marcate. E poi il Carcharodus alcee, che è una specie molto diffusa, si trova anche in zone, diciamo, anche zone coltivate, antropizzate, dove crescono le malve, che sono le sue piante nutrici, che rispetto al flocciferus e al beticus non presenta sulle ali posteriori delle macchie bianche evidenti, cioè un colore di fondo marrone, tendenzialmente rossiccio, su cui ci sono delle macchie marrone scuro, ma senza il disegno contrastato dei suoi due cugini, chiamiamoli così. E poi Rhinistages, una specie poco appariscente, con questa livrea marrone, con un disegno bianco irregolare, molto frequente in ambienti prativi vari, prati da sfalcio, pascoli, eccetera, una delle farfalle sicuramente più diffuse in Italia e nell'area appenninica, che si riconosce per questo colore, ricorda un po' un Carcharodus, ma ha una colorazione molto più uniforme sulle ali posteriori, e poi ha queste piccole macchie bianche lungo i margini delle ali anteriori e posteriori.